blocca. Guadagna metri. Una parata incredibile. Tre i fischi dell'arbitro, tre i punti da portare a casa, continuando la rincorsa al titolo che si avvicina sempre di più. È un pomeriggio di grande calcio e rigorosamente live su questi schermi, è tutto pronto, si attende solo il segnale dell'arbitro. Vi do il benvenuto, come sempre c'è Lele Adani pronto a commentare il match. Potrebbe essere il giorno giusto per festeggiare la promozione, vedremo se riusciranno a ottenere il risultato necessario per salire di categoria. Match tra Atletico e Troyens. Mi sono soffermato sulle facce di giocatori. Ha una grossa chance qui, attenzione! Palla in rete, adesso sono due gol che li separano dall'obiettivo promozione. Una rete che ha gelato l'entusiasmo dei tifosi qui sulle tribune. Ti senti? Sembra che dovranno rimandargli i festeggiamenti, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso da qui alla fine. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bernardini, Benito, Falcone. Pallone troppo prevedibile questo. Zuniga. Avanza, palla al piede. Palla deviata. Guarda il movimento in area. L'appoggia al compagno nei 16 metri. Tenta la conclusione. Niente da fare, gran recupero difensivo. A metri. C'è una buona occasione. È un gol importantissimo che riporta in parità il risultato. Promozione che si fa sempre più vicina per loro. Gliene serve un altro per vincere la partita e centrarlo questo obiettivo. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Ha saltato l'avversario. Troyens che prova a salire. Conquista una buona punizione da posizione interessante. Ha tirato bene, ma attento qui il portiere. Buono il tocco sulla corsa del compagno. Pallone perso questo, possesso regalato.
palla in out, sarà rimessa dal fondo. Bernardini. Occhio qui all'Atletico. Falcone. Bravo qui a smarcarsi. Recupera bene il pallone. Riconquista palla e fa ripartire l'azione. A metri per avanzare. Solleva la testa, c'è il cross in area. Occhio. Buono l'anticipo del difensore. C'è spazio per l'Atletico. Difesa protagonista, qui recuperano palla. Gallina. Sì, è calcio di rigore. Hanno l'occasione per tornare in vantaggio. Vediamo se la sfruttano. Non sbaglia. Possiamo rivedere la trasformazione del rigore in questo replay? Ha scelto di angolare la conclusione, palla imprendibile per il portiere. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Tentato il tiro, ma senza successo. Era una posizione troppo scomoda per una conclusione efficace, Piero. Un passaggio sarebbe forse stata la soluzione migliore. Occhio all'accelerazione. Palla respinta, ancora in gioco, pericolo. Possono respirare. Portiere sugli scudi nell'occasione precedente. Sto ancora cercando di capire come ha fatto ad arrivare su quella conclusione, Pier. Riconquista nel possesso, recuperando il pallone. Avanza sulla tre quarti. Buono lo spunto qui. La mette in mezzo con questo pallone. C'è l'uscita del portiere che interviene da vita guai. Gallina. Ha spazio per avanzare. Grande opportunità. E c'è il gol. E che gol! Questo è un colpo di genio. Una giocata di classe immensa. Non se ne vedono spesso, Piero. Infatti merita di essere rivisto per apprezzare la difficoltà della giocata. Rabone eseguita perfettamente. Pubblico in estasi. Quarto gol della gara, fissa sul 3-1 il punteggio. Possesso regalato. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Palla nuovamente in possesso. Arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi. Finisce qui un primo tempo segnato da un penalty davvero contestato dal pubblico.
squadre nuovamente in campo per la ripresa, con l'Atletico costretto a rincorrere. Surracco, Bernardini, la mette fuori. Occhio al contropiede. Difesa un po' aperta qui, attenzione, pericolo. Hanno reagito bene, hanno evitato di farsi schiacciare, ora possono ripartire. Occhio qui all'Atletico. Può metterla in mezzo da lì. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Buono il movimento, palla al piede. Gallina. La legge bene e allontana. Recupera bene qui il passaggio. Ha la palla buona. Interviene prima che sia troppo tardi. Ha scelto il male minore, concedendo il corner. Corner battuto in mezzo. Colpo di testa che non trova la porta, anche per merito del difensore qui. Intenzione era buona, l'esecuzione decisamente meno. Il portiere ha seguito con lo sguardo il pallone, che è uscito anche di parecchio. Palomino. C'è spazio per l'Atletico. Bernardini cerca di bucarla per il compagno. Sono ancora sotto di un gol, ma certamente hanno riaperto la gara. Azione del gol da rivedere. Micidiale nell'uno contro uno. Ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Occhio a questo lancio. Suma quindi l'azione d'attacco. Lancio morbido verso il compagno. Traversa, pallone ancora in gioco. Un 1-2 micidiale nel giro di pochi minuti, con cui hanno ristabilito la parità. Partita che torna in equilibrio, dunque stiamo assistendo a un match fantastico. Grande tempestività di questo intervento. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Ottima qui la giocata. Hanno segnato, è un passo ulteriore verso la promozione. Ah, se finisse così potrebbero festeggiare l'approdo nella nuova categoria al termine già del match. Rivediamo l'azione del gol. Hanno verticalizzato bene qui, scavalcando la difesa con questo lancio. L'ha messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Un match che non finisce di stupirci. 4-3 dopo questo gol. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Sceglie il tocco corto. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Difensore straordinario qui. Grande occasione, grande parata questa. Intercetta, attenzione da lì. Ha tolto il pallone dalla porta con questo tuffo. Occhio al tiro, palla in rete, è un significato speciale, può essere il codice.